persona che molti di voi conoscono, Andrea Bocconi, però forse qualcuno no, viaggiatore, schermitore, scrittore, insegnante, psicologo, psicoterapeuta. Non so se l'ordine è giusto. E io mi chiamo Franca Fabri e sono il presidente della Verso in questo momento. E siamo stati sorpresi da questa adesione così grande a questa iniziativa. Ci sono persone con professionalità diverse, dalla scuola materna, all'elementare, alle superiori. Ci sono insegnanti universitari, ricercatori, formatori in aziende, insegnanti di musica, di teatro. E anche la provenienza è molto varia. C'è gente da Palermo, da Milano, da Genova, da Trento, da Bologna, Modena e naturalmente Toscana. Bolzano. Sicuramente sì. Forlì. Per onorare la vostra presenza qui, io vi dirò delle cose della Verso che non appaiono sul sito e che devo dire che normalmente non dico, sono molto discreta su questo punto, però mi sembra proprio un convegno di amici e quindi mi sento di parlarvi con molta trasparenza. Dopo vi parlerò anche dei progetti, di quello che abbiamo fatto praticamente, delle cose materiali, visibili. Però esiste anche una parte impalpabile della Verso, che è per me è la più importante. La Verso nasce da una visione e da un'ispirazione. Per molto tempo ci siamo riuniti, ha avuto un lungo periodo di incubazione la Verso, in cui ci siamo riuniti e non abbiamo fatto nulla, almeno nulla di materiale, ma abbiamo condiviso il silenzio. Un silenzio in cui abbiamo cercato di allinearci con la nostra parte migliore, di ispirarci a qualche cosa di più grande di noi. E da questo silenzio da cui scaturiscono le cose che facciamo, viene il nostro lavoro. Ed è anche questo tipo di connessione che per noi è una parte irrinunciabile della Verso, la più importante, quella che non si vede ma la più importante. E questo stesso tipo di connessione pensiamo che ci unisca e ci come gruppo, anche se ci sono tante differenze fra di noi. In questo tipo di lavoro ci aiuta, e in questo tipo anche di connessione ci aiuta naturalmente il modello della psicosintesi, che è un modello potente ed utile, che ci lascia completamente liberi nell'approccio alla nostra interiorità. E questo stesso modello anche ci ha permesso, nei paesi in cui abbiamo viaggiato, di contattare le persone a tutti i livelli, facilmente, anche quando le differenze culturali, la lingua, la cultura, le abitudini erano molto diverse. L'altra una caratteristica importante della Verso, secondo me, una delle principali, è questo tipo di connessione. L'altra caratteristica è la ricerca, che è venuta un po' da sé, perché ci sono grandi differenze tra le persone che abbiamo contattato, culturali, ma anche fra di noi ci sono delle grandi differenze nel gruppo che costituisce la Verso. C'è gente che viene dal mondo della danza, gente che viene dal mondo della finanza, dell'economia, del teatro, della scrittura, della psicologia e insegnanti naturalmente. Morale, quando ci riuniamo non siamo mai d'accordo, nessun modello implicito condiviso. Da questa discussione, da queste discussioni tante, è venuto però un atteggiamento di ricerca. Praticamente tutti i nostri progetti sono progetti sperimentali. Anche quando siamo andati a fare formazioni in progetti già avviati, abbiamo fatto una formazione con gli strumenti della psicosintesi, cercando di portare questo tipo di connessione di cui vi parlavo prima. È un argomento delicato. E non vi nascondo, Andrea ha insegnato in Kenya, in Burkina, in Guatemala, in Nicaragua, in Bolivia. Non vi nascondo che spesso, prima di entrare in una classe in cui erano tutti neri, oppure ex bambini di strada con dei vissuti molto forti dietro, io ho avuto un tuffo al cuore. Ma però devo dire che questo approccio è sempre stato accettato e apprezzato. Vi parlerei adesso brevemente dei progetti,
se riesco a fare partire il PowerPoint. Come vi dicevo, siamo partiti con i progetti sull'estero. E alcuni li abbiamo creati noi, altri li abbiamo presi in corso, sostenuti e sempre abbiamo fatto formazione agli insegnanti. Primo paese in cui siamo stati è l'India. E abbiamo insegnato in questo progetto molto speciale, Alice Project, creato da Valentino Giacomin e Luigina De Biasi. Questi insegnanti, un paese molto bello, e che ha anche delle, come sapete, delle sacche di povertà molto grandi. E questi due insegnanti di scuola elementare hanno fondato una piccola scuola e hanno fatto una scommessa. Si sono detti: se insieme agli strumenti, alle materie curriculari, insegniamo anche, diamo anche degli strumenti di accesso alla propria interiorità, alla propria mente, alle emozioni, al proprio mondo interiore, alla propria coscienza, faremo una migliore formazione. È stata una scommessa ampiamente vinta, perché questa scuola è partita con 60 allievi, adesso ne conta 900 in tre luoghi diversi dell'India, ma soprattutto questi allievi che vengono all'inizio, venivano da condizioni molto difficili, hanno un rendimento anche scolastico superiore a tutti gli altri. Tant'è che adesso anche la classe benestante iscrive i propri figli in questa scuola e c'è questa incontro di due mondi molto diversi, no? Ci sono bambini che vengono da condizioni molto difficili e bambini che vengono da classi benestanti. Questo è Andrea, davanti alla scuola, come vedete tutti i simboli religiosi, davanti all'entrata della scuola ci sono tutti i simboli. Queste sono alcune immagini della scuola. Questo è un momento di meditazione. Alla fine, all'inizio della giornata, fanno tutti un momento di meditazione. E la frase che è apparsa prima: questi bambini hanno una maturità straordinaria. Dimmelo in una sola parola, la gentilezza. Mentre andavo in un cortile, mi accompagnavo un bambinetto di 12 anni, gli ho detto: dimmi cosa hai imparato in questa scuola, la cosa più importante, ma dimmelo in una parola sola. E lui, che era un bambino che aveva una storia alle spalle difficile, mi ha detto: la gentilezza. Un altro progetto è il Burkina. Scusate, guardo l'ora perché sennò dopo mi faccio sgridare. Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo. E lì il progetto era diverso, insegnavamo con uno strumento particolare, le cosiddette mal pedagogique, lo dico in francese non per fare così la ganza, ma perché è uno strumento creato in Francia, dalla Cité des Sciences, è praticamente una valigia, prima era più grande, dopo era più piccola, con un concentrato di strumenti pedagogici dentro. Queste erano le prime, le più grandi, le ultime erano grandi così, per esempio c'è una valigia sul corpo umano, una sulla cultura del suolo, un'altra sull'acqua, argomenti scelti dalla popolazione che volevano imparare. E questa didattica permette a persone non abituate a stare sedute su un banco di scuola di imparare sperimentando e in una maniera molto interattiva. Questa frase, ecco, quella a sinistra è una stazione di benzina, in quelle bottiglie ci sono delle alle volte mettono anche il simbolino Shell. Vedete, queste mal pedagogiche o mal de savoir si possono caricare anche su un mulo, perché la loro caratteristica è essere, di poter essere una scuola anche quando non ci sono i muri della scuola, si può fare lezioni sotto un albero. Come vi dicevo, questa, vedete, è la mal del corpo umano, questa è una lezione sulla contraccezione.
Questi sono bambini in classe. Il Nicaragua è il progetto secondo me più commovente che abbiamo, perché riguarda i bambini di strada, che è una realtà terribile che voi tutti conoscete, e vedere questi bambini a Managua che fumano la colla, la pega, per stordirsi dalla fame, dalla paura, dalla tristezza, e poi dopo vederli in queste fattorie, in questi centri creati da Zelinda Roccia, che imparano, vanno a scuola, hanno un rifugio sicuro, ma anche imparano un lavoro. È veramente una cosa bellissima. Questa persona che ha creato questo progetto è Zelinda Roccia, che è una persona straordinaria. Questo è il titolo di un libro fatto su questa persona da Francesca Caminoli, un libro su di lei molto bello. E queste sono immagini del Nicaragua. Passo velocemente sull'ultimo progetto, la Bolivia, che è il tentativo di creare una scuola d'arte in una zona depressa della Bolivia, con dei contributi dello Stato, ma anche invitando artisti di fama internazionale. Passo velocemente. Andrea, con dietro, non so se vedete sulla lavagna a Sagioli. Guardate che bella immagine di questa bambina, come sono, che purezza in questa meditazione. Oh, naturalmente abbiamo fatto anche molti errori, per inesperienza, per superficialità, perché non abbiamo preso sufficientemente in conto la diversità della cultura che andavamo a contattare. E non voglio entrare adesso in tutti i dettagli, ma io sono a vostra disposizione sia durante il convegno che dopo, se volete più dettagli sui progetti me lo chiedete. In Italia abbiamo fatto due progetti più grandi, altri più piccoli, ma i due più grandi era uno, incontro di meditazione, che molti di voi conoscono, in associazione con la SIP, l'Istituto e il mondo della psicosintesi. Abbiamo fatto appunto questi incontri per fare assaggiare, sia dal punto di vista esperienziale che dal punto di vista teorico, le varie vie spirituali. Abbiamo fatto ad oggi un incontro sul cristianesimo, sul buddismo. Questo è Piero Ferrucci, che ha fatto la meditazione laica della psicosintesi. Questo è Padre Barban di Priore di Camaldoli, che ci ha fatto un bellissimo incontro sulla cristianità. Questi sono Corrado e Neva, sul buddismo. Dattilo ci ha fatto un incontro sull'ebraismo, e l'ultimo incontro che abbiamo fatto è sull'Islam. L'ultimo nato è un progetto aretino, che è stato concepito e realizzato ed è condotto da Francesca Barbagli, ed è un laboratorio di creatività urbana. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un laboratorio, quindi un esperimento, condotto in città, quindi non avulso dalla propria comunità, ma che vuole anzi radicarsi e confrontarsi e contribuire alla comunità, e di creatività, perché è un progetto di educazione per i giovani, però non convenzionale. L'insegnamento avviene attraverso, sono incoraggiati a incontrare i propri bisogni e a creare loro stessi dei progetti, che poi realizzano con l'aiuto di adulti, e in questo fare questi progetti, che possono essere creativi, culturali, di tipo più ampio, imparano quelle competenze sul campo che gli sono necessarie. Questo è il luogo, vedete, è uno spazio molto bello in un'antica fonderia che è stata ristrutturata. Questi sono alcuni visi di questi ragazzi. E questi sono i ragazzi che lavorano, è anche un luogo in cui i ragazzi si incontrano, possono incontrarsi, studiare. Questi sono alcuni dei progetti che vogliono mettere in opera.
abbiamo fatto venire anche Zelinda, la persona del Nicaragua, ad Arezzo e ha incontrato i nostri giovani. Questo era l'incontro con Zelinda. Futuro, ecco, due parole sul futuro. L'Aversa è un punto di svolta e non sappiamo come evolveremo, non sappiamo quale sarà il futuro, ci stiamo trasformando in fondazione. Abbiamo capito che ogni organizzazione, ogni entità, come ogni individuo è unica e il contributo che dà è unico, però si nutre dello scambio con altre persone, altre associazioni che hanno che hanno uno scopo affine e questo è anche il senso di questo convegno e di mettere in comune le nostre competenze e scambiarci le nostre conoscenze e possibilmente anche ispirarci a vicenda. Prima di chiudere, in onore alla tradizione dell'Aversa, io vi inviterei a fare pochissimi minuti, 3 minuti di silenzio. Possiamo abbassare le luci. Soffriamo gli occhi e facciamo silenzio, silenzio dentro di noi e cerchiamo di contattare un silenzio profondo e grande. E in questo silenzio incontriamo noi stessi, così come siamo, e ci accogliamo. Silenzio, accogliamo anche gli altri, le altre persone che sono qui, in un contatto delicato e profondo. In un contatto diverso da quello che avremo quando ci parleremo. Apriamo anche alla nostra intenzione di conoscere tutto quello che gli altri ci insegneranno e anche alla nostra intenzione di dare tutto quello che sappiamo che può essere utile agli altri.
Marco, scusaci, poi se no farlo. Quando abbiamo avuto l'ispirazione, l'idea di proporre questo convegno, un anno e mezzo fa circa, ci ponevamo come obiettivo di partecipazione una trentina di persone, perché è un convegno che non offre ECM, non offre crediti e quindi vive proprio della motivazione ad esserci. Abbiamo dovuto dire di no a parecchie persone, proprio per limiti di spazio poi delle salette di lavoro. E questo ci ha molto colpito, evidentemente abbiamo trovato un eco molto reale, perché se siamo qui vuol dire che siamo appassionati, abbiamo la passione dell'educazione in qualsiasi campo, come diceva prima Franca, abbiamo insegnanti di yoga, docenti delle varie scuole, docenti di teatro, quindi persone che lavorano nella formazione aziendale, ma il processo educativo, per come lo vediamo noi, è un terreno comune per tutti. Non solo siamo appassionati, ma siamo anche insoddisfatti, se no avremmo scelto un altro modo di passare la domenica, soprattutto oggi è una meravigliosa giornata. E allora, qual è la nostra storia? Tutti noi veniamo da qui, no, tutti noi no, ci sono quelli più giovani che se la sono scampata, però veniamo da qui quantomeno mentalmente, da questo tipo di istruzione che abbiamo ricevuto, no? Nel bene e nel male, però generalizzando, questo è il nostro passato. Educazione unidirezionale, molte persone, poco spazio per la creatività anzi vista come un problema per gli educatori. Guardate questa meravigliosa, chi risparmia vive felice, questa è veramente deliziosa. No? Omaggio della casa. Omaggio della casa. E chi spende anche direi. Però come ci ha fatto vedere anche Franca, questi sono ancora i ragazzi di Sarnati, i ragazzi della scuola di Valentino Giacomin, che ha fatto il maestro elementare in Italia per 20 anni, quindi si può avere la nostra esperienza, siamo andati più volte in India in questa scuola, abbiamo fatto anche formazione con gli insegnanti, abbiamo lavorato con i ragazzi più grandi. È stato francamente divertentissimo, è stato veramente questo qui ogni tanto ci oscura di sua iniziativa, io non avevo toccato a me sulla scuola. Sono le file che vanno in affanno. Allora, quindi, quando si comincia a parlare di educazione immediatamente sorge la lamentela, no? Non possiamo fare, prima parlavo con un insegnante e tutti dicono com'era bello quando ero a scuola io, però ora non hai idea di com'è peggiorata la situazione. In tutti i campi educativi tendiamo a concentrarci sull'origine delle difficoltà esterne. Questa diapositiva, che viene dal mondo aziendale peraltro, questa diapositiva fa una distinzione molto interessante. Ovvia, ma l'ovvio non è banale, ovvio non è banale, la distinzione tra area di implicazione e area di influenza. Area di implicazione significa, per esempio, prendersela col ministro della pubblica istruzione, no? Io ho una certa età, ne ho visti passare molti di ministri della pubblica istruzione, non mi ricordo mai che si sia parlato bene di un ministro della pubblica istruzione, neanche quando era
un grande pedagogista, come dice, ma se noi ci concentriamo sull'area di implicazione, è inevitabile la frustrazione. Cioè, dove io ho poco potere o nulla, non posso ottenere gratificazioni di nessun tipo. È importante dedicarsi quindi all'area di influenza. L'area di influenza significa dove invece io ho del potere, ho una possibilità di fare qualche cosa. Questa quindi diventa molto più difficile tenere la stessa attitudine accusatoria, no? È il mondo che è cattivo. No, io sarei una brava persona, io sarei un bravo educatore, però ho pochi soldi per comprare il materiale, oppure l'azienda non mi permette di eccetera. Quindi bisogna spostarsi sull'area di influenza. Che cosa significa spostarsi sull'area di influenza? Intanto entrare in una zona di avventura, in cui riprendiamo in mano il processo educativo. E a Sagioli, io credo che nel 90%, abbiamo fatto anche qualche conto, il 90% delle persone che sono in questa stanza hanno avuto qualche forma di contatto con la psicosintesi. Noi siamo tutti qua anche perché c'è stato questo maestro, questo ex psicanalista fondatore della psicosintesi. E allora, se ci spostiamo sull'area di influenza, qual è l'area prossima di influenza? La più ovvia, noi stessi, lavorare su noi stessi. Quando abbiamo cominciato, anche il libro è un progetto dell'Averso, non è un progetto di Andrea. Quando abbiamo cominciato a riflettere anche su questo, abbiamo detto il cuore della formazione è tornare alla formazione dell'educatore. Non, usiamo un termine desueto, all'educando, pensiamo prima di tutto all'educatore. E quindi che cosa significa pensare all'educatore? Intanto confrontarsi. Come diceva prima Franca, il primo obiettivo del convegno è conoscersi. Un'esperienza che abbiamo fatto anche al convegno di Taormina, per esempio, è stato scoprire che ci sono progetti magari bellissimi, triennali, che hanno coinvolto tutta una scuola, e noi da Firenze a Taormina, mettiamo pure nell'ambito dell'Istituto di Psicosintesi, non se ne sapeva nulla, no? Quindi il primo punto è condividere delle informazioni. Il secondo punto è connettersi, perché può darsi che quello che viene fatto nella scuola media di Pistoia interessi tantissimo una persona che lavora nella formazione aziendale. Io credo molto al meticciato culturale, no? Si sa che i meticci sono sempre, sì, le razze pure sono sempre più fragili, no? Quindi il meticciato culturale è fondamentale, e anche nella composizione dei gruppi, su cui abbiamo lavorato parecchio, abbiamo cercato di mantenere questa ibridazione fra saperi e competenze diverse, da cui speriamo che nasca qualche cosa. Quando facevamo le discussioni litigiose a cui accennava la Franca prima, fra di noi, una delle domande che veniva sempre fatta dice: sì, ma dopo il convegno che cosa succede? E io dicevo sempre: boh, vedremo, può darsi che abbiamo passato una domenica insieme, può darsi che ne nascano idee, può darsi che ne nascano connessioni fra qualcuno, lo vedremo. E anche questo è lo spirito di un processo creativo che stiamo cercando di fare. Allora, a Sagioli, il messaggio della psicosintesi, io l'ho trovato, hai usato un aggettivo perfetto, duttile, si adatta a molte culture. Questa è stata un'esperienza molto interessante, vedere che c'è un transculturale della psicosintesi, che passa da una cultura all'altra e fa sì che si possa lavorare su certi temi classici della psicosintesi sia in Burkina che ad Arezzo, con dei ragazzi, con degli adolescenti. Si può lavorare con degli educatori nel Burkina o con degli adolescenti secondo certi principi che funzionano. Allora, ci sono dei temi in questa sfida che ci abbiamo, no? Ci sono dei temi. Il primo è focalizzarsi sulla formazione nostra. Il primo prossimo è se stesso, no?
Il secondo è lavorare sulla relazione, perché noi siamo animali relazionali, no? Se non lavoriamo sulla relazione, non esiste una forma di educazione che non sia relazionale, però tenendo un focus sulla relazione e su noi stessi, quindi vedendo l'altro, mettiamo il primario medico che lavora con gli assistenti, deve focalizzarsi in un processo di questo tipo su come vive la relazione, non sul porre l'altro come oggetto della formazione, no? Che è proprio la modalità sbagliata di fare qualsiasi processo educativo. Quindi una focalizzazione sulla relazione che ci rimanda sempre a qualche cosa che accade tra, no? Qualche cosa che include, un cerchio che include una persona e una persona e un gruppo e così via. Altra sfida interessante, una sacralità laica. Quando Franca ricordava questa iniziativa che abbiamo fatto, multireligiosa, abbiamo chiamato esponenti, padre Barbano è il priore di tutti i camaldolesi, ma è la teologa dell'Islam, era anche dare un messaggio. Noi crediamo che l'esperienza spirituale, usiamo pure questa parola, sia transreligiosa, e poi ciascuno seguirà la sua inclinazione, la sua storia. A Sagioli diceva la psicosintesi ti porta fino alle porte del mistero e poi le traversi da te e vai dove credi, no? E questo è un punto interessante. Un punto interessante perché, per esempio, io quando ogni tanto scrivo su un blog sul Fatto Quotidiano e ci sono, mettiamo, 10 commenti, 30 commenti, 20 commenti. Un giorno ho scritto qualche cosa sull'educazione al sacro e sono venuti fuori 500 commenti, no? Quindi anche lì vedere che si tocca un tasto scottante, di cui non si parla minimamente, generalmente. Non è un tema che viene tirato fuori in genere nell'educazione. Far fruttare l'eredità di Assagioli significa non prenderlo come un santino o come un Corano o una Bibbia immutabile, ma lavorarci. La seconda parte del libro non è mia, è di tante persone che già lavorano nel campo educativo. Allora ho chiesto a persone che sapevo che facevano progetti molto interessanti di partecipare al libro. Nella nostra fantasia questo libro qui dovrebbe, almeno nella versione ebook, ingrassare nel tempo. Dovrebbero venire tutta una serie di altri contributi, finché il contributo iniziale diventa un quinto del libro. E anche sperabilmente internazionale. Abbiamo già dei contatti, per esempio con Wise, che è un'organizzazione straordinaria di cui qualcuno ci può anche parlare, ci sono esponenti di Wise in questa stanza. Dunque, due dei simboli che rappresentano un po' bellissimo con gli scotch, proprio perché siamo noi, due dei simboli della, siamo un po' casarecci pure. delle mappe della psicosintesi sono l'ovoide della stella. Ora, non entrerò nell'ovoide della stella che il 95% delle persone conoscono e gli altri lo diremo magari nei gruppi. Però perché sono due mappe che ci servono? Una mappa non è il territorio, ma una mappa ci fa camminare nel territorio e soprattutto ci dovrebbe portare oltre la mappa, ci dovrebbe estendere i confini. Ora, per esempio, avere un'idea di come tener presente in un processo educativo che si insegni alla scuola infermieri o che si insegni ai bambini della materna o che si sia l'allenatore di una squadra di pallavolo, l'idea è un'educazione armonica dovrebbe passare attraverso tutte le funzioni, dovrebbe sviluppare tutte le funzioni, porsi il problema di che cosa sto facendo io per aiutare questa persona a sviluppare la sua intuizione, a sviluppare la sua capacità di immaginazione, a sviluppare la sua sensorialità. Questa dovrebbe essere una sorta di checklist da tenere presente quando si lavora in campo educativo.
L'ovoide, se questa è la fisiologia dello psiche, l'ovoide è l'anatomia e ci descrive i vari livelli della coscienza. E anche qua c'è la domanda: che cosa sta facendo per incontrare questa persona, questo gruppo, questa azienda su tutti i livelli, no? Allora, per esempio, un'esperienza che ho fatto insieme a un amico qui presente è entrare in una grande azienda e lavorare su quello che nella psicosintesi si chiama l'inconscio superiore, nel senso di quali sono i valori, ma non la mission aziendale, quali sono i tuoi valori di manager che lavori nell'azienda. È molto interessante perché non dobbiamo pensare, non dobbiamo classificare le persone in base a dove lavorano, ma in base a chi sono. E quindi lavorare su una profondità di allineamento fra quello che siamo e quello che pensiamo che vorremmo essere e quello che possiamo diventare effettivamente. Quindi queste sono due mappe assolutamente utili e per portarci a quello che io chiamo l'educatore abbastanza buono, no? Così come si dice in psicanalisi, i genitori good enough parents, i genitori abbastanza buoni. Questo è molto importante perché non dobbiamo entrare in un atteggiamento doveristico, superegoico, non ci dobbiamo perdere anche la giocosità Io mi ricordo che una volta che ero a fare un corso di scrittura in un carcere, quando mi chiesero perché c'ero, io dissi ai detenuti, ero solo con i detenuti, non c'era nessuno. Quando dissi, io dissi ai detenuti, ma io spero di divertirmi con voi, cosa che no, non mi interessava minimamente un processo di rieducazione, di fare lo psicologo del carcere, per carità. L'interessante era lavorare sull'espressione di sé e sul divertimento e il piacere della scrittura. Ne sono venute quasi fu fuori cose molto interessanti. Allora, un altro tema fondamentale è quello della multiculturalità, no? Su cui non ci siamo ancora, secondo me, svegliati veramente e raramente si capisce l'implicazione profonda della multiculturalità, che può essere sia interculturalità. Ci sono cinque ragazzi cinesi in un gruppo, sappiamo per esempio che la comunità cinese tende a essere abbastanza chiusa in se stessa. È un modello culturale che noi immediatamente giudichiamo in un certo modo, a cui attacchiamo subito un'etichetta negativa, no? Quindi con un atteggiamento sostanzialmente dall'alto in basso di colonialismo culturale. Quindi c'è una multiculturalità con cui confrontarsi, che si declina in interculturalità, si declina anche nel transculturale, ciò che passa tra, e si declina nelle ibridazioni inevitabili che ci sono. Per esempio, le seconde generazioni sono molto diverse dalle prime, ma non sono affatto integrate in situazioni interculturali. Tutt'altro, sono meno integrate paradossalmente della generazione precedente, che aveva comunque un'identità forte di partenza. Queste cose qui sono proprio manna per lavorarci con le tecniche della psicosintesi, per lavorare sulle identità culturali. Allora, la struttura del convegno fa parte di questo progetto. Tutti noi abbiamo l'esperienza di 100.000 convegni. Leggiamo una lista di relatori, dice, ah, interessante, ci va. Poi alla terza relazione di 40 minuti siamo sfatti e le cose interessanti accadono nei corridoi, no? Dove ci si incontra e dice a te fai questo, fai questo. Ecco, noi vogliamo fare tanti corridoi. Questa è la nostra idea. Per cui un convegno in cui si lavora in gruppi fortemente impegnati in queste due fasi che vi sono state descritte. Ci sono dei focalizzatori che si sono prestati generosamente, su nostra richiesta, a tenere il tempo, a stimolare la discussione, che si articola così. Nel primo giro è una condivisione, raccontami che fai e ti faccio delle domande per capirlo meglio. Nel secondo giro, che è quello del pomeriggio, invece è che cosa si potrebbe fare?
Nulla? Va bene. Vado via con un'idea piccola che mi interessa applicare? Va bene. Si stabiliscono delle forme di connessione? Va bene. Anche la Verso ha una piccola proposta, ma quella vogliamo farla a fine giornata, quando ci saranno state le conclusioni. A me sembra di avere detto più o meno quello che volevo dire, e ora seguite come l'ombrellino dei focalizzatori e ci dividiamo nei vari gruppi. Io verrò e mi siederò magari 20 minuti, mezz'ora nei vari gruppi, giusto per gustarmi una partecipazione al convegno.